Salve a tutti amici ascoltatori, benvenuti in questo video speciale unboxing di un gioco che ben presto farò come let's play. Guardate la mia cara mano, eccola qui, pronta a illustrarvi il gioco, o almeno l'interno della scatola. Cosa vediamo? Innanzitutto l'esterno. Osservate qui, lo vedete attentamente? Ecco. Un futuro radioso o un destino funesto. Ti risveglierai in un luogo sconosciuto, senza ricordare nulla del tuo passato. A trovarti sarà Crom, principe di Ilis, in lotta per proteggere il suo popolo. Unisciti al suo fedele gruppo di pastori e lasciati coinvolgere nell'epico conflitto tra Niaga, il drago divino, e Grima, il drago maligno, la cui forza distruttiva minaccia di annientare tutto. Guida il tuo esercito e domina il campo in battaglia. Diventa stratega del tuo esercito. Posiziona le unità e dà inizio alla battaglia. Per vincere è essenziale conoscere alla perfezione pregi e difetti dei tuoi compagni. Serra i ranghi per conquistare la vittoria, rinforza gli attacchi con l'aiuto dei compagni vicini e guarda crescere le loro abilità e relazioni. Diventa protagonista di questo mondo leggendario, il personaggio da te creato e impersonato giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo della storia. Molto bene, adesso che siamo certi di quello che vi si trova all'esterno, possiamo osservare l'interno. Prima questo carinissimo pin che ancora io non ho grattato perché è un acquisto recente, questo che ho fatto. Ovviamente ho già scartato la carta perché è da qualche giorno che ce l'ho. Poi questa guida rapida al software Nintendo 3DS, in cui ci mostrerà le modalità di comunicazione, gioca in compagnia, ottieni contenuti extra e acquista mappe aggiuntive. Questo gioco infatti, come vi avevo anticipato in una puntata di Nati con il joystick in cui ne avevo appunto parlato, sarà differente dagli altri Fire Emblem perché si potranno acquistare dei contenuti aggiuntivi, che adesso non ricordo il nome esatto dei contenuti aggiuntivi, ma vabbè. Play it now on a big screen. Questa sarà una pubblicità sul Nintendo 3DS XL. Infatti ci mostrerà appunto tutti i giochi che sono possibili da acquistare: Luigi's Mansion 2, Mario Power Tennis, New Art Academy, Kid Icarus Uprising, Zelda, questo è? Zelda Ocarina of Time, giusto? Mi ero scordato il nome. Poi questi un po' di nicchia. E poi Nintendo Presents New Style Boutique. Ma vabbè, niente di che, i soliti giochi che osserviamo. E questo è informazioni importanti, vabbè, quello che dobbiamo sapere. Vediamo questo libretto di Fire Emblem Awakening ora un pochino più da vicino. Modalità di comunicazione, incontra altri giocatori, Street Pass. Attivando Street Pass potrai combattere contro gli eserciti di altri giocatori, acquistare i loro strumenti e molto altro ancora. Per poter comunicare usando questa applicazione, tutti gli utenti devono attivare Street Pass per questo software. Premi X sul mappamondo per accedere al menu preparativi, seleziona Relas e poi squadra Street Pass. Crea la tua squadra Street Pass e seleziona sortita per avviare la funzione Street Pass. Se ti connetti con un altro giocatore, la sua squadra Street Pass apparirà sul tuo mappamondo la prossima volta che ti collegherai. Gioca in compagnia, modalità Wireless. Se scegli sfida congiunta potrai combattere al fianco di un altro giocatore. Possono partecipare fino a due giocatori. Ogni giocatore deve possedere una copia del software, materiale necessario, console Nintendo 3DS o 3DS XL, una per giocatore, software Fire Emblem Awakening, uno per giocatore. Nel menu preparativi seleziona Wireless e poi sfida congiunta. Un giocatore deve selezionare crea una sfida, l'altro giocatore potrà unirsi alla stanza creata. Da questo punto in poi segui le istruzioni sullo schermo per
gestire le tue unità preparative alla battaglia. Poi ottieni contenuti extra, puoi ottenere nuove mappe, strumenti e unità tramite Spot Pass. La funzione Spot Pass si attiva solo quando la console in modalità riposo si trova all'interno di un'area coperta da, un access point compatibile. Nel menu preparativi seleziona Wireless e poi Spot Pass, puoi attivare la funzione Spot Pass impostandola su sì, puoi accedere ai dati contenuti selezionando Wireless e poi dati bonus, o puoi trasferirli sul mappa mondo. Scusate il rumore. Poi acquista mappe aggiuntive su internet. Per acquistare nuove mappe accedi al portale Altro Tempo sul mappa mondo. Il portale Altro Tempo apparirà con il progredire della storia. Per ulteriori informazioni su come fare acquisti online ti preghiamo di consultare il manuale elettronico, che si trova cliccando sul manuale, vedetelo qua, sul menu principale del Nintendo 3DS. Comunque il gioco è questo, nulla, o meglio il contenuto della custodia del gioco è questo, nulla di che, non c'è molto rispetto anche ad altri giochi che vi ha mostrato il signor Alessandro precedentemente, ma comunque fa la sua buona figura. Quindi noi ci vediamo ragazzi, non so come salutarvi perché questo è il pavimento, quindi vi saluto così, al contrario, ciao ciao, e ci vediamo la prossima volta. Bye bye.